un sipario di nubi e al di là lo spettacolo dell'Africa, Mogadiscio bianca sulle rive dell'Oceano Indiano. In arrivo un'alta rappresentanza italiana accolta da Fornari e composta dal sottosegretario Battista, dal senatore Guglielmone, dall'onorevole Lupis. Marziale e cordiale il saluto del picchetto d'onore. Lungo le auto della delegazione sfila la città con l'arco che simboleggia la vicendevole comprensione tra italiani e somali. Bandiere di 6 nazioni sulla prima fiera della Somalia. Il nastro tricolore è tagliato dal sottosegretario Battista. Le officine italiane hanno mandato macchine che potenziano l'industria e l'agricoltura, che rendono più agile il commercio. Aiuteranno la Somalia a conseguire il benessere che le consente di autogovernarsi. Elasticità di ruote per agevolare il cammino. E queste bombole portano il gas nei tukul più sperduti, inciviliscono il focolare. Qui invece l'Africa parla e più specificamente quest'Africa col suo artigianato, tappeti, stuoie, raffia e limini intrecciati, e le terracotte e gli ori perpetuano modelli e simbologie di civiltà antichissime. Frutti da terra promessa e una mostra zootecnica con i suoi angoli di tenerezza. Fiera delle fiere, non ha dimenticato nulla la Camera di Commercio della Somalia nell'organizzare questa mostra. Ragazzi e giovani stanno diventando sostenitori delle sue future edizioni. Insediato il Consiglio Territoriale della Somalia. Poi un suono di gurban accoglie la nostra delegazione a Balad. Il villaggio Duca degli Abruzzi è stato il campo sperimentale delle possibilità somale. Oggi rimane un comprensorio modello. In nome di un comune amore per la Somalia, la nostra alta delegazione depone una corona al suo fondatore, un uomo moderno che non soggiacque al mal d'Africa, ma lo trasformò in intelligenza e lavoro.